Ritengo importante rivolgere un appello a tutti i miei colleghi sindaci e a tutti i consiglieri comunali dei comuni del Parmense e della città di Parma. Smettiamola di amministrare abusivamente la provincia. Dopo i risultati del referendum del 4 dicembre, credo che sia legittima e doverosa un'azione di tutti i sindaci e di tutti i consiglieri comunali d'Italia, ma iniziamo con quelli di Parma e del Parmense, per richiedere il ripristino delle amministrazioni provinciali con risorse serie e con amministratori eletti dal popolo sovrano. Non può essere un ente di secondo grado, è sbagliato che i sindaci amministrino la provincia, anche perché se un sindaco ha voglia di fare, ha anche troppe cose da fare nel proprio comune e non si riesce mai a farle tutte, come posso testimoniare, che sono, pur essendo in ufficio dalla mattina alla sera e pur amministrando un piccolo comune come Berceto, piccolo nel senso del numero di cittadini, 2050 cittadini. Io credo che il ritorno delle amministrazioni provinciali, il ritorno di amministratori provinciali eletti dalle persone, possono migliorare di molto le condizioni delle strade provinciali, possono migliorare di molto gli edifici scolastici di proprietà della provincia e può migliorare di molto il rapporto con i comuni, quindi la capacità dei comuni, anche quelli piccoli della montagna, di usufruire di finanziamenti europei e di bandi europei. Credo che i sindaci questo lo debbano ai propri concittadini. Dopo 2 anni di disastri in provincia di Parma, con il governo dei sindaci e con il furto di risorse consistenti da parte del governo attraverso questa riforma pasticciata che porta il nome del ministro dei lavori pubblici Delrio. Credo che sia anche l'occasione per chiedere il ripristino del titolo quinto della Costituzione, come era prima che ci mettesse mano il governo Prodi, che ha creato una grande confusione e anche degli sprechi notevoli da parte delle regioni, che invece debbono avere una linea precisa di amministrare e non possono essere la ripetizione dello Stato centrale. Credo che sia anche necessario, sempre dai sindaci, modificare la Costituzione che è stata distrutta, che è stata stuprata dal governo Monti con l'inserimento del pareggio di bilancio obbligatorio in Costituzione. Vuol dire che non è più Stato, ma è un'accolita di banchieri che si chiamano ministri, che si chiamano presidenti del Consiglio e sono al servizio delle persone potenti del mondo e fanno danni ai propri concittadini, come stiamo vedendo. È anche l'occasione per ripristinare il corpo forestale dello Stato, che serve per la nostra salute, visti i controlli che facevano in tanti settori produttivi di alimenti, controlli che facevano negli allevamenti ed erano particolarmente utili per la salute dei nostri animali e per la salvaguardia del nostro ambiente. Senza guardie forestali siamo tutti meno sicuri e anche portati ad assumere delle sostanze per il nostro organismo attraverso il cibo che non vanno bene. Le risorse ci sono perché i cittadini pagano con l'addizionale sull'RC auto, pagano tante cose per avere le strade provinciali in ordine, invece ce le hanno tutte in condizioni pietose. E poi, intanto che si modificano le cose, le 14 città metropolitane costituite, che è un non senso perché in Italia ci sono solo 3 città metropolitane, che sono Milano, Napoli e Roma, quindi si possono ridurre, si può risparmiare, torniamo a mettere in condizioni l'Italia di ripartire su delle istituzioni serie, chiare e comunque sempre elette dal popolo sovrano.